ragazzi, buongiorno. Scusate se non ho iniziato il video questa mattina, ma eravamo già praticamente casinati dall'ora in cui ci siamo svegliati, rendetevi conto. Era la più lenta a prepararmi, ma era extra organizzata, ma la più lenta a prepararmi. Ci ho messo un'ora e mezza, se non di più. Penso un po' che ero sveglio dalle 4 del mattino, poi mi sono riaddormentata. Verso le 6 mi sono svegliata, mi sono messa a guardare un pochino YouTube, quindi Bertra, il mio youtuber preferito, riguardate i meme. E poi mi sono preparata, ma per prepararmi ci ho messo un'ora e mezza, perché per me un'ora e mezza vuol dire organizzarmi bene tutto quello che mi dovevo prendere in borsa, non solo le altre robe. Cioè, vestirmi ci ho messo mezz'ora, prepararmi la borsa ci ho messo mezz'ora, riguardare tutti i dettagli ci ho messo un'altra mezz'ora. Poi ci ho messo anche molto a fare colazione. Io voglio dire, ci ho messo pochissimo. Pure i miei compagni, essendo un po' maleducati, che non si ritirano mai il vassoio quando devono mangiare, perché la regola è ritirare il vassoio una volta che abbia finito il proprio pasto, loro non l'hanno fatto. E io e un'altra mia, cioè io e una mia assistente di educatrice, più che assistente, la mia educatrice, ci siamo messi a tenere tutti i vassoi che c'erano nel tavolo. Proprio una maleducazione estrema quella dei miei compagni, ma vabbè, dettagli, non ci guardiamo questa. Poi sono arrivata alla pista, sì, perché oggi ho fatto le gare di ciaspole. Sono arrivata prima, nella gara, nella qualificazione, però sono arrivata prima, quindi è già un buon punteggio per me essere prima. Adesso vi sto facendo una piccola pausa e dopo ci sarà la cerimonia di apertura delle gare di Sapada 2019. Quindi sono molto contenta. Non mi aspettavo minimamente di essere tra le più brave della mia batteria. Cioè, le ciaspe le ho provate per la prima volta nella mia vita sabato al Poeto e sono arrivata prima oggi. Cioè, robe assurde, io faccio leggende. Non lo so, vi giuro, è la prima volta che provo le ciaspole in vita mia. Non me lo aspettavo questa grosse prodezze con le ciaspole. Non solo Dio sceso in terra, non le so usare le ciaspole, perché sono arrivata prima, porca miseria. Vabbè, dettagli comunque. Adesso sono in pausa perché ho fatto adesso i 50 metri e li ho vinti. Cioè, ho vinto la selezione, quindi è già una buona cosa per me. E adesso facciamo una piccola pausa prima dell'ora di pranzo. A dopo! Ed ora accogliamo la Toscana con le squadre Special Team Bravos Norvegia Brigata. Qui con noi anche Giuliano Clinori, ricordiamo, direttore generale Special Olimpia Friuli Venezia Giulia, nonché di Xen Friuli Venezia Giulia, e il presidente dello Sci Club 2 Rocchi dei Regionali Monfalcone, Adriano Nordio Olsi, che ringraziamo. Bene, a questo punto lasciamo spazio ai benvenuti e iniziamo con il sindaco di Sapada, Manuel Pillhofer. Grazie. Buonasera a tutti, innanzitutto ci tengo a dare il benvenuto, un caloroso benvenuto ai veri protagonisti di questo grandissimo evento, che sono i giovani, gli atleti di Special Olympics, quindi benvenuti, un benvenuto da parte della comunità di Sapada Plotn a tutti voi. Approfitto per salutare e ringraziare tutte le autorità, le numerose autorità civili e militari presenti, i colleghi, gli amministratori, i sindaci, il vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, per la presenza. Per il comune di Sapada è un onore poter ospitare gli Special Olympics, un evento importante sia dal punto di vista sportivo ma ancora di più dal punto di vista sociale, dell'inclusione sociale. Spesso si parla di inclusione, ma spesso l'inclusione rimane, diciamo così, a parole, ma non seguono fatti concreti. L'inclusione dovrebbe essere... Cari atleti di Special Olympics, il vostro entusiasmo è un esempio di coraggio, il vostro impegno è un esempio di grande forza e Mitsubishi Electric è fiera di essere al vostro fianco
da oltre 9 anni. Ringrazio quindi Special Olympics e i suoi meravigliosi atleti perché ci danno ogni giorno l'opportunità di giocare insieme un'importante partita, la partita dell'integrazione. Buone gare a tutti e buon divertimento. Grazie. E buongiorno ragazzi, come va? Qui oggi c'è un freddo. Oh, il video come sono vestito così, capite come mi sto gelando. Calze termiche, maglia termica o tutto qualsiasi cosa termico, però c'è un freddo ragazzi, io non sono abituato a tutto questo freddo boia. Comunque, scusate se inizio la giornata oggi, ma sono incasinati, cioè noi la mattina essere incasinati. Cosa vuol dire essere incasinati? Che ci svegliamo e dobbiamo subito scendere a fare colazione e a metterci il nostro numero, e quindi sono incasinati per quello, quindi non riesco a registrare nulla per quello, scusatemi. Comunque oggi abbiamo iniziato, io ho fatto la batteria dell'F9 dei 25 metri, sono arrivata seconda purtroppo, ahimè. Mi speravo un primo posto, ma a un certo punto le gambe hanno deciso di abbandonarmi sul più bello e quindi ho ceduto e sono arrivato. Gente che mi sticcia. Comunque sono arrivata seconda perché a un certo punto le mie gambe hanno deciso di abbandonarmi e quindi ecco perché ho il secondo posto. Comunque ho freddo, lo ripeterò per tutto questo video, insomma. Oggi non so cosa faremo poi la sera. Comunque abbiamo finito, adesso andiamo a pranzare. Spero di riprendere il pranzo, almeno quello, dai. E poi non so se andremo in albergo oppure no, ma vi farò sapere se mi ricordo di togliere la videocamera. A dopo. Questa è la porta di camera mia. Finalmente faccio un piccolo room tour. Poi questo è il bagno. Quella sono io. Ciao. Vedete come si presenta la camera. Poi qua abbiamo un altro specchio. Ciao. E poi qua è come si presenta la camera. Questo è il letto della mia compagna. Questi due sono quello è il letto della mia compagna e questo è l'altro letto della mia compagna. Quello è il mio letto e questa è il letto della responsabile di sala, di camera. Poi vabbè, questo è l'armadio. Ora non vi aprirò l'armadio perché è tutto bloccato da questi scatoloni qua. Questi scatoloni qua ce li abbiamo dannatamente qui dal lunedì e aprire gli armadi è un casino. Ma siccome ce li dovevano dare a noi, ce li hanno dati a noi. Comunque c'è anche quell'altra scatola lì. Quelli ci sono gli appendini. E niente ragazzi, questo è la camera, addirittura là fuori ci sono le tende, è un ottimo posto per andarsi a fumare una sigaretta, quelle robe là, è favoloso. Poi di là ci sono delle bellissime mensoline, belline, cassetti e cassettiere. Qui ormai ho già monopolizzato tutto io col mio casino. E niente, questa è la mia camera. Altri mobili, ma là sopra non ci arriva nessuno, quindi non li usiamo. Abbiamo la televisione, che a volte la becchiamo in tedesco, a volte in italiano.
E niente. Bene, questa era la camera. Mi metto dallo specchio così almeno è più facile per tutti. Questa era la mia camera. La tele, ve la volevo far vedere perché ci tenevo un pochino a farvela vedere. Quindi, niente, adesso mi devo preparare perché devo scendere giù. Ormai il mio periodo di riposo è già anche finito ed è già durato troppo. A dopo! Dicevo, dopo un'ora di riposo è anche giusto andare dagli altri, quindi adesso raggiungo gli altri per la cena e poi vediamo un po' cosa fare. Beh, noi siamo... Io sono arrivato giù in zona reception e niente, ci vediamo dopo direttamente domani se mi ricordo di ripetere la videocamera. Ciao! Buongiorno, oggi giornata di gare ufficiali. Ho fatto schifo all'inizio, ma perché sono arrivata quarta, un quarto posto, ma per dire che sono arrivata con le, cioè per dire che ho provato le ciaspole per la prima volta nella mia vita solamente sabato, è più che meritato secondo me, dai. Io mi sto divertendo a queste gare sulla neve. Oggi non c'è nemmeno tanto freddo, mi sto praticamente sentendo bene. E niente, adesso mi devo preparare per i 50 metri. No, bugia, adesso ho fatto i 50 metri. Dopo devo farmi 25. Sono già stanca, ragazzi, comunque. Io sono contenta di questa bellissima esperienza che sto facendo. È un'esperienza bellissima e mi sto divertendo troppo. Comunque vi ripeto, perché molti me lo state scrivendo su Instagram, non riesco a... non riesco a vloggare dalla mattina perché non ho avuto molto tempo. Io non ho mai tempo la mattina. Pensate che ieri ho fatto le notte piccole in discoteca e sono andata e mi sono svegliata alle 7 del mattino. Sì, ho fatto una notte brava, è per quello che ho fatto schifo quella gara. Ma vabbè, dai, dettagli, non ci sono quelli problemi della vita. Comunque, adesso ci prepariamo per i 25. E forza così, dai! A dopo! E queste ce le siamo portate a casa, signori! Bronzo, cioè bronzo e partecipazione! Sì! Per dire che è la prima volta che partecipo alla gara di ciaspole, di racchette sulla neve, è un bel posizionamento, ne sono molto felice. Non me lo aspettavo minimamente, perché io le ciaspole tutta l'ora della mia vita le ho provate sabato e c'è un video che lo conferma e ve lo metto su Instagram appena posso, perché quella lì è la prima volta che provo le ciaspole, non so. Vabbè, grazie Sapata, grazie a tutti, vi voglio bene, questa è una giornata bellissima. Ringrazio mille anche l'associazione SD Mille Sport per questi meravigliosi giorni che mi avete fatto passare assieme a voi, veramente unici e meravigliosi. Grazie Mille Sport, Mille Sport, Mille Sport. A dopo, ragazzi. Due trappoli ogni giovedì, Cristian fa divertire e con molta simpatia ci chiede Allegri aiuto, vediamo se si ferma, guardate che mi saluta. Libera con dei passi di pattinaggio. Ma mi sa che sei stato proprio valina. No, adesso come gli ho prima quel passo stavo facendo fuori il fotografo prima. Si chiama Cristian, lui è un ragazzo alto 1,75 un semplice ragazzo normalissimo, un bravissimo ragazzo, sta quando scia fa cose un po' particolari. Ma uscire, ma che curate, frate, non ti noleggia, ma che ne va? 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 Che
Sabato 2020 è finito, i miei primi giochi invernali. Mi sono piaciuti molto, io mi sono divertita nel partecipare a questa meravigliosa avventura. Non so, dentro di me avevo sensazioni un po' strane quando partecipavo alle gare. Non sapevo se vincevo, se perdevo, non sapevo niente. Quando perdevo un po' me la prendevo. Non so niente tutta la mia vita, anche perché come potete ben capire io le ciaspole, anzi, per chi non capisse la parola ciaspole, racchette da neve le avevo provate per la prima volta nella mia vita il sabato prima di partire, perché lunedì avevamo l'aereo, quindi era un test un po' strano. Ho provato le racchette da neve sulla sabbia, ci abbiamo fatto un 50 metri di prova e da lì era tutto il mio allenamento di racchette da neve e con quell'allenamento lì sono partita per Sapada, portandomi a casa una partecipazione, un bronzo e un argento. Come potete vedere sono queste e sono fiero e orgoglioso di averle portate a casa, scusate. Ringrazio l'associazione Mille Sport per avermi fatto vivere questa meravigliosa avventura. Ringrazio Andrea Siddi, Francesca, Tore, Patrizia, Roberta, tutti quelli che mi hanno potuto rendere possibile questa avventura. Ringrazio Roberta, che è stata una volontaria meravigliosa, le due famiglie, le due mamme, vi mando un bacione a tutti, grazie mille, e Filippo, che è una persona speciale. Va bene, quindi il primo sabato 2020 è andato, e niente, io non lo so. Sono senza voce perché in questi 5 giorni mi hanno portato via la voce. Io veramente sono emozionato, non so come concludere questo video. Veramente, grazie. Grazie di cuore. Vi mando un bacione. Questa avventura è stata fantastica. Io non so. Principalmente vi voglio dire anche una cosa. Ho fatto poche clip video in questi giorni, ma perché ero impegnata nelle gare. Però quel che ho potuto registrare l'ho registrato. Spero che possa essere di vostro gradimento. Vi ringrazio per aver seguito questa mia meravigliosa avventura. Vi mando un bacione e ci vediamo il prossimo anno con i giochi invernali Special Olympics. Ciao!